appuntamento della Scienza Incontro al Quotidiano, organizzata dal nostro istituto Goberti Marchesini Casale Arduino, in collaborazione tra l'altro col Bodoni Paravia, adesso vedremo. E prima di presentare il nostro gradito ospite di questa sera, il professor Di Punto, vi ringrazio di essere qui, direi numerosi, e ringrazio ovviamente come al solito la struttura che ci ospita, la Biblioteca Calvino, i colleghi che ci aiutano alla gestione e all'organizzazione dei vari seminari. A voi, professor Di Punto. Grazie. Si sente? Sentite dietro? Innanzitutto volevo ringraziare per l'invito, sono inviti che io raccolgo sempre con grandissimo piacere, perché vabbè, per me non è inusuale fare lezione, soprattutto non è inusuale fare una lezione ad un pubblico molto giovane, come la maggior parte di quello che vedo in sala questa sera. E quello che mi piace è cercare di portare un pochino al di fuori del laboratorio quello che nei laboratori succede e che può sembrare molto lontano appunto dalla vita quotidiana. La parola genomica sembra molto lontana dalla vita quotidiana. Che cosa vuol dire leggere il genoma umano? Leggere il genoma umano vuol dire questo, ok? Questo è quello che noi riusciamo a produrre dalla lettura del genoma umano. Bene, adesso l'abbiamo letto. Cosa ci abbiamo capito? Se la scienza deve servire veramente a qualcosa è per avere una ricaduta nella vita delle persone, ma le persone devono decidere fino a che punto utilizzare quello che la scienza propone, e la risposta può essere diversa in tipi di società diversi.